San Carlo e San Giuseppe di Milano e, come ha ricordato il professore, il Santissima Annunziata di Taranto nella persona del dottor Sciappi, un radiologo. E quindi sottolineo e ripeto che in verità non ci misi molto a persuadermi della bontà dell'iniziativa. Intanto, per i motivi che ho detto, la ricerca un poco ci appartiene anche per fatti storici. Inoltre, chirurgo con interesse per l'endoscopia digestiva, decisi di proporre, devo dire, ora glielo posso dire, maliziosamente, lo studio del distretto stomaco-duodeno. Perché maliziosamente? Intanto perché è un organo relativamente mobile o relativamente fisso, possiamo leggerla come vogliamo, e quindi non facilissimo, anche se è abbastanza superficiale da studiare, ma il fatto che sia mobile e non fisso come la prostata, come la tiroide, che fu successivamente studiata, imponeva la necessità di individuare precisi punti di repere. Problema che è condiviso anche dal dottor Tufano nella sua ricca, ricca esperienza, quindi è un fatto importante. E quindi la mutevole proiezione topografica. E poi, maliziosamente, perché? Perché dopo aver fatto la scansione avrei avuto la possibilità in tempo reale di fare una endoscopia, una gastroscopia e quindi verificare, ripeto, in tempo reale, quelle che erano le risultanze dell'esame preliminare effettuato con mio scanner o dream probe, che dir si voglia. Non solo, la gastroscopia mi avrebbe consentito di perfezionare la diagnosi facendo l'esame istologico, che è praticamente indolore, che si fa di routine in corso di esame endoscopico. E quindi, ripeto, esame bioptico noi abbiamo fatto appunto di routine, quale che fosse il risultato dell'esame endocavitario, proprio per avere la prova provata, scusatemi, il bisticcio della diagnosi, della bontà di quello che il trimpobro appunto aveva preliminarmente valutato. Naturalmente, abbiamo arruolato un certo numero di pazienti e in questa diapositiva dimostra appunto come abbiamo fatto diagnosi. Sostanzialmente nel 75% dei casi la diagnosi è stata clinica e istologica, solo nell'1% è stata solo istologica, in quanto apparentemente l'esame endoscopico sembrava essere negativo. Ciò non di meno abbiamo dovuto andare oltre le apparenze. Questi dati sono riferiti al primo pool di pazienti, circa 60-70 persone, quindi abbastanza ridotto. Però, come dire, testimonia un'impostazione metodologica che mi sembra importante sottolineare in questa sede. Per cui, con il consenso delle superiori autorità e del comitato etico, partimmo ufficialmente e fu elaborato un protocollo che, ancorché improntato a massimo rigore scientifico e metodologico, fosse nel contempo agile e stringente, insomma, nel suo pragmatismo, un po' in ossequio a quello che Carrel, premio Nobel per la medicina, diceva tanto tempo fa, cioè poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore. Noi siamo uomini d'azione, quindi molta osservazione e poco ragionamento. Per i ragionamenti poi ci sarebbe stato, o comunque erano stati già fatti precedentemente, perché, come dire, la dottrina, la parte teorica era stata ampiamente stressata dal professore, non mi sembrava il caso di ritornarci o tantomeno di metterla in discussione, non ne avrei avuto neanche la capacità. Ha fatto un atto di fede, ma non è stato difficile farlo, insomma. I primi risultati. Lo strumento, come il grafico in qualche modo rappresenta, era capace di identificare con buona significatività statistica i casi patologici e i controlli sani. Ma non ci siamo accontentati, abbiamo voluto sottoporre a revisione critica questi risultati, sia pure su piccoli numeri, e naturalmente abbiamo
verificato la riproducibilità, che mi sembra un gold standard, della metodica nelle mani di altro operatore, in cieco naturalmente. Sia pure con i limiti del numero esiguo di casi, mi riferisco all'inizio ovviamente, sia pure con i limiti di una metodica che comunque è operatore dipendente, insomma, come lo è qualsiasi indagine di tipo dinamico che produce immagini, l'ecografia, no? Ebbene, anche in questo caso, sia pur con tutti i limiti che ho appena enunciato, i risultati furono interessanti, direi pure lusinghieri, ci siamo esaltati, ma con cautela, ovviamente, con la cautela, ma ci siamo esaltati, posso dirlo. Raccogliamo altri casi, naturalmente iniziò poi la stagione della comunicazione. Furono organizzati vari eventi, questo è un poster che presentammo al Congresso Mondiale di Medicina Militare di Washington nel 2004, se ricordo bene, e naturalmente partecipammo al mondo scientifico, ai media, i nostri risultati, naturalmente tesorizzando i suggerimenti, qui brevemente, insomma, materiali metodi come usa nei lavori scientifici, dove sono rappresentati appunto i primi pazienti, i controlli sani, le prime evidenze statistiche. Dicevo, i primi risultati pubblicati, tesorizzando, suggerimenti e proposte stressando le criticità, ad esempio il discorso dei punti di repere, che è estremamente importante, che va standardizzato e che è stato standardizzato. Addirittura ipotizzammo di sottoporre a controllo endoscopico anche il gruppo di controllo, cioè i pazienti sani, volontari, arruolati spontaneamente per, come dire, tarare in qualche modo lo strumento sul sano. Ma per essere ancora più certi che fosse sano, siamo arrivati a fare anche, come dire, un'endoscopia preventiva. Né mancammo di rilevare naturalmente la necessità di aumentare costantemente il numero dei pazienti arruolati per consolidare e confermare le prime evidenze. Era un passaggio questo ovviamente necessario. A tale scopo allora ricerca di sinergie. Avviamo una collaborazione, come il professore ha già ricordato, con l'Università di Catanzaro, ha ricordato tramite una diapositiva che ho visto abbiamo condiviso, quella del cancro gastrico, ma ripeto, insomma, l'amicizia è tale che ce lo possiamo consentire, no? E quindi con l'Università di Catanzaro, nella fattispecie il professor Sacco, direttore della clinica chirurgica, dell'unità operativa di chirurgia, il quale da gennaio a settembre del 2006 selezionò 28 pazienti con cancro gastrico. Sulla base della diagnosi istologica, questi pazienti furono divisi in due gruppi, gruppo A con diagnosi di neoplasia gastrica e gruppo B, pazienti con patologie infiammatorie. Esisteva anche un gruppo C, naturalmente un gruppo di controllo rappresentato da circa 15 volontari asintomatici. Ebbene, il sistema TrimProbe si dimostrò capace di individuare tutti i casi di cancro gastrico con 100%, cioè il gruppo A, di sensibilità, specificità ed accuratezza. Questo è nei fatti, è una pubblicazione che abbiamo fatto su Chirurgia Italiana. Di che anno, mi scusi? 2007, novembre 2007, e il giornale della Società Italiana di Chirurgia, è l'organo ufficiale, un giornale indexato su Medline e facilmente reperibile appunto su PubMed Medline. Sulla rete, quindi è reperibile dove? Può dare l'indicazione? PubMed, la biblioteca americana che raccoglie un po' la sua. Poiché ci delle sono riviste indexate, lei scrive Sacco, Mascia, Martinez, qualcuno degli autori e viene fuori anche questo articolo. Relief of Gastric Cancer, rete elettromagnetica. Perfetto. Lì si legge sostanzialmente quello che io vi ho detto in breve. E ripeto, è indexato, la rivista è indexata, nell'abstract praticamente si leggeva che
L'esametro in probe sembra essere, leggo testualmente, estremamente accurato nella diagnosi di neoplasie gastriche e se questi risultati saranno confermati, naturalmente la necessità di allargare la platea dei soggetti studiati è evidentemente importante, se questi risultati saranno confermati potrebbe essere utilizzato per la diagnosi precoce del cancro gastrico, non solo, ma di selezione anche dei soggetti sintomatici da sottoporre a gastroscopia. Quindi in sostanza noi potremmo in qualche modo anche ridurre lo stress provocato da un esame che insomma, mediamente viene tollerato bene dai pazienti, ma che insomma è pur sempre un esame invasivo, anche se ormai è entrato nell'uso comune, insomma si fa con estrema tranquillità. Qui c'è la diapositiva condivisa, ve l'ha illustrato il professore, insomma la salta a pie pari, mi sembra chiaro comunque. Appunto il riscontro ecografico, la neoformazione vegetante, questo è un pezzo operatorio naturalmente, non è una foto endoscopica, è un pezzo operatorio, e è quello che ci diceva il trim probe, cioè completo abbattimento, come ci aspettavamo, della prima onda di frequenza. Bene, questa è in sintesi la nostra è stata la nostra esperienza, pionieristica sicuramente, tal quale è stata. A conclusione di questo intervento, però, dovete consentirmi di rinnovare in questa sede prestigiosa, in questa circostanza, tutto l'apprezzamento al professor capitano di fregata, che abbiamo l'onore, insomma, di avere fra le nostre fila, e voglio sottolinearlo, Clar Bruno Vegiuccio, tutto il mio apprezzamento, della Marina naturalmente, che ha creduto e lo ha fatto ufficiale di Marina, tutto l'apprezzamento per la geniale intuizione intanto, ma poi per la tenacia con la quale va portando avanti questo discorso. Mi sembra assolutamente mi sembrava doveroso questo applauso. Vorrei concludere augurandogli naturalmente le migliori fortune, perché le merita tutte, e essendo lieto e direi fiero di aver messo una piccola tessera in questo mosaico con il mio modesto e assolutamente disinteressato contributo. A tutti loro che hanno avuto la bontà di ascoltarmi, naturalmente va un sentito ringraziamento. Grazie. Contro Megaglio Ghicomascia, lei ha risposto alla mia domanda, quindi sono più che soddisfatto. C'è l'apprezzamento quindi per questa invenzione da parte della Marina Militare, credo che ci sia l'apprezzamento anche da parte della società civile, che sicuramente questo argomento non è molto conosciuto da tutta la società civile. Noi costituiamo una piccolissima, vero Alessandro, cassa di risonanza. La presenza qui, saluto il senatore Claudio Gustavino che è intervenuto anche adesso con il senatore Domenico Gramazio, purtroppo stanno facendo la spola per le votazioni per il Senato, però sicuramente verranno qui per concludere con un loro intervento e per cercare di fare una conclusione di quello che stiamo dicendo. Quello che io vorrei capire dal dottor Marcello Tufano, abbiamo visto le applicazioni del TrimProbe, lei ho letto in una intervista, anzi in un documentario che ci ha inviato, che ha fatto circa 25.000 esami. Bisogna essere precisi, 17.000 esami. Le reazioni da parte della gente, le varie, ci interesserebbe sapere quali sono state le reazioni, quella sua esperienza a tal riguardo. Tralasciando un attimo, diciamo, cercando di discutere di questo argomento in maniera comprensibile soprattutto per chi ci ascolta, per cercare di far capire effettivamente ancora con più forza quelle che sono le potenzialità di questo strumento. Vista l'Arturo avrei gelato. E poi devo spostare Clar Bruno. Grazie. Buonasera a tutti, saluto tutti gli intervenuti, vi ringrazio.
un abbraccio forte a Carla Ricci, instancabile compagna, moglie di Clar Bruno, che sta nell'ombra, come mia moglie e mia figlia che sono qui intervenute. Mia figlia di 6 anni che è alla seconda relazione del papà, guarda caso tutte e due sul timbro. Quando faccio relazione di radiologia non viene mai, sarà innamorata di Clar Bruno. Perché ho questi 3 stemmi sulla presentazione? Intanto la presentazione devo fare una notazione. Sono contento che qualcuno si stupisca ancora, si meravigli e si indegni per ciò che succede alla nostra povera sanità, dove però esistono anche tante strutture che funzionano bene. Perché la sconfitta peggiore sarebbe abituarsi all'andazzo comune. Quindi finché c'è qualcuno che si indegna e si ribella, io sono contento. Più volte, purtroppo, raccolgo le testimonianze dei miei pazienti tumorali che si arrabbiano, termine incongruo per un essere umano, con i medici, perché vengono trattati quasi come pezzi di carne. Per fortuna pochi di noi agiscono in questo modo. Il sorriso è ovviamente legato a ciò che dico, anche se asincrono. Il caso Trimprob, intitolo la mia relazione, storia di una teocologia troppo avanzata e forse scomoda. Io in effetti sono un ufficiale di marina, prestato alla ricerca, perché dopo un concorso sto lavorando all'Università di Sassari, e inoltre sono il direttore sanitario di 2 studi radiologici di proprietà dell'Imaging Future SRL, dove io e mia moglie siamo soci fondatori. Questa bellissima esperienza che ho potuto fare, conoscendo anch'io per caso il professor Vedruccio Clarbruno, in una sua visita alla Maddalena, posto meraviglioso, non ditemi che si sta benissimo, lo so da me, anche se lavoro tanto, la Maddalena in Sardegna, come accompagnatore della moglie che aveva una conferenza alla Maddalena, perché la moglie si occupa anche di cose sue ogni tanto, fa anche ricerche per i fatti suoi. E conosco il professore avendo già grande curiosità. Io avevo sempre promesso a tutti i miei pazienti un apparecchio diagnostico poco o nulla invasivo. Ovviamente non l'avevo promesso come invenzione, ma speravo che qualcuno lo inventasse. Avevo già seguito degli studi anche molto vecchi, tipo quelli di Fick e Morse, che risalgono al 1926, su pezzi operatori di mammella, con studi dell'elettromagnetismo. Io non mi occupo di energie sottili perché sono così sottili che non le vedo, ma mi piace molto l'elettromagnetismo, nel senso che so che noi abbiamo anche una trasmissione elettromagnetica. Un esempio per tutti molto semplice è la polarizzazione della membrana della cellula, che ha delle cariche positive e negative che in caso di malattia si scambiano e quindi si altera l'equilibrio elettromagnetico della cellula. Ciò è vero, e la risonanza, già che la cellula è la piccola monade costitutiva del tessuto, la risonanza è a grandi livelli. Questo apparecchio ha un pregio, che studia la cellula. Anzi, lui l'ha appena citato, Clar Bruno, studia alcuni organi, avete letto dei microtubuli, i microtubuli sono delle strutture intracitoplasmatiche, che sono anche di membrana, perché c'è anche la parte scheletrica dei microtubuli, che sono deputati al ricevimento, speriamo non ci sia un citologo, se no sono fregato, che sono deputati al trasporto e immagazzinamento del calcio, che servono alla contrazione cellulare, contrazione necessaria. Pare che sia proprio l'interazione con le membrane di questi microtubuli, piuttosto che la membrana cellulare, come pensavo inizialmente io, che determini la funzionalità del Trimprob. Mi sono appuntato qualcosa mentre voi parlavate. È importante, non so se è chiaro il concetto dei microtubuli, che comunque fa parte della citologia, io l'ho studiata 30 anni fa. Il fatto, ad esempio, dell'organo, il Trimprob, o meglio preferirei dire il bioscanner, che ha inventato il professor Carbruno Vedruccio, il Trimprob è un mezzo prodotto dalla galleria avionica che ci aiuta a vedere ciò che il bioscanner produce. Questo maser, lui vi ha detto, è simile a un laser, è un laser, che però agisce su un altro campo, quello dei microonde, l'avevo già detto nell'intervista che ho spedito a lei, sulle microonde, 1953, l'invenzione del primo maser da Townes. Esistono dei maser anche naturali, è vero Clar Bruno? Quelli degli spazi interstellari, che agiscono determinando delle onde, il MIT se n'era accorto registrandole.
Passiamo avanti, quindi una tecnologia troppo avanzata e troppo scomoda, sì. Qua siamo con Carl Bruno durante la fase di sperimentazione che abbiamo condotto con Carla alla Maddalena. Io conosco Carl Bruno, mi innamoro non di lui, neanche della moglie, ma dell'apparecchio, e lo compro immediatamente grazie alla società di cui sono direttore sanitario. E vi salto tutta la parte fisica che ben spiegato, vedete ce l'abbiamo tutte uguali le diapositive, perché ci vediamo, ci frequentiamo spesso, pensate non ci siamo neanche messi d'accordo oggi su quello che dovevamo proiettare. Passo avanti e cominciamo appunto con Michele Scialpi, un collega diretto, perché è un radiologo come me, che compie il primo studio. Avete visto nelle foto di Scialpi, occhiali, barba, la vecchia sonda, quella che aveva proprio prodotta manualmente Carl Bruno. Ci restituisce come quello lo studio del professor del contrammiraglio Mascia un altissimo risultato, perché parliamo del 96% di valore predittivo negativo, 94% di sensibilità e specificità. E tutti gli studi che si sono succeduti, Paganelli ha una sensibilità e una specificità molto bassa, ma ne voglio parlare, anche un'accuratezza molto bassa rispetto agli altri studi. E questo è lo studio dell'ammiraglio Mascia, alta, altissima, ma anche più alta, perché adesso, dopo gli studi condotti per Catanzaro, con Catanzaro, sono arrivati al 100% su stomaco e tiroide, 100%, una metodica non invasiva. Ammiraglio, mi smentisca se sbaglio. Un esame, lo so perché ci sto studiando e ci sto lavorando, un esame endoscopico, quindi invasivo, che comporta una preparazione, eccetera, eccetera. È vero o no che è al 90-95% affidabile, perché si può anche saltare la lesione, si può non vedere, si può non biopsare la parte giusta? Può succedere. Può succedere, dipende dalla bravura dell'operatore. Questo è lo studio di Leucci, attenzione, Leucci come me ha trovato tumori di un millimetro, veramente pochissimo, e vi parlo del nostro studio che è nato proprio da un'idea di noi tre. Abbiamo esaminato in 3 giorni, quindi rendetevi conto anche dei tempi, 440 pazienti. È stato il primo studio multiorgano, perché escluso il cranio, che non studia nessuno penso, ci abbiamo provato ma non studia nessuno, un collega della Marina ha trovato un tumore alla testa col bioscanner, ma io non so né come né perché. Comunque io non ho mai studiato dal collo in su, probabilmente lo faremo, giusto? Dopo il manuale faremo anche questo. Abbiamo esaminato 440 pazienti, ripeto, in 3 giorni. Specificità 97%, sensibilità 100%, accuratezza diagnostica 98%, valore predittivo positivo, cioè quanti malati ritrovati positivi hanno veramente il tumore, 70%, asterisco a capo 90%, semplice. Noi abbiamo trovato 3 falsi positivi, una lesione allo stomaco, una lesione al fegato e una lesione alla vescica, di tutti i pazienti che abbiamo esaminato. E questi 3 individui hanno fatto ovviamente completamento con altri esami, TAC, endoscopia, eccetera, eccetera, e sono risultati questi 2 tra i 3 negativi, non avevano nessun tumore. Vi assicuro che entro 2 anni sono morti tutte e 2 di quel tumore che noi avevamo scoperto col Trimprob. Cioè noi avevamo visto una cellula, avevamo visto delle cellule, non degli agglomerati importanti, che non erano visibili con esami con tecniche macroscopiche. D'altra parte la risoluzione dell'TAC non va sotto i 5 mm e mm e non misura bene tanto quanto l'ecografia, e alla gastroscopia non si era visto assolutamente nulla, però questi 2 pazienti sono morti proprio di quel tumore, scoperto 2 anni in anticipo, 1 anno e mezzo uno e 2 anni l'altro. Il terzo per fortuna io lo sto monitorando, perché questi 440 pazienti li continuo a monitorare usando tutte le tecniche. Io non ho mai usato il Trimprob da solo, qua dentro per privacy non lo dico, non lo guardo nemmeno, c'è l'unico paziente che mi ha detto quello che aveva prima di fare l'esame. Poi io lavoro sempre in cieco, cioè io non chiedo al paziente nulla. Vengono, facciamo l'esame e poi discutiamo di quello che io ho trovato. Poi gli do i consigli, a volte sanno di che patologia soffrono, a volte non lo sanno, andiamo avanti, facciamo tutte le ricerche. Perché, come ho detto più volte, è un sistema integrativo, non vuole scavalcare nessun sistema, ma è un sistema facilissimo, che serve per lo screening,
serve per la diagnosi, serve per la caratterizzazione e può servire, e ha sfiorato lui l'argomento, Claudio, può servire anche a capire se una terapia sta funzionando o meno, perché tumori a scasso turnover o ad assente turnover, ad esempio i carcinomi di intervallo della mammella, non trasmettono quasi niente alla sonda, ma ne parleremo tra poco. Mentre tumori in trattamento chemioterapico non trasmettono nulla se la cellula è sotto scacco, cioè se la cellula tumorale non ha nessun turnover perché è bloccata dal chemioterapico, non trasmette più alla sonda. Ricomincia la trasmissione di segnale quando la cellula scavalca la chemio e riesce nuovamente a aggredire purtroppo l'ospite. Quindi questo è molto importante. Screening, tipizzazione, caratterizzazione e follow up durante la terapia. Tre cose importantissime, con una spesa zero e soprattutto, la cosa più importante, nel pieno rispetto del corpo che noi scansioniamo, perché è la trasmissione di tre onde di bassa frequenza e che non interagiscono con nulla nel nostro corpo, che non determinano alcuna lesione. Scusi dottore, teniamo a precisare che queste onde non fanno male. Non fanno male, è come se io le passassi per meno di 2 minuti un cellulare addosso, perché non ti ha il band, in effetti. Lui ha avuto il pregio di scoprire la macchina e di scoprire anche a quale frequenze trasmettono, probabilmente se studia ancora scoprirà anche quali sono le frequenze delle cellule sane. Sfido chiunque di noi oggi a non essere soggetto a frequenze di cellulare. Ma chi è che parla per meno di 2 minuti? Nessuno. Questo è il risultato dello studio, vedete il numero 3 asteriscato, perché i 3 falsi positivi, 2 in effetti sono morti proprio di quel tumore. Nasce una comunicazione che presentiamo al Congresso Nazionale di Radiologia del 2004 a Palermo, la mia città. Questo l'avete già visto, è il sistema elaborato dalla Galilea Avionica. Queste sono le scansioni, passiamo adesso a parlare un po' delle scansioni. Questa è una scansione prostatica, ormai ben attestata, perché ognuno di noi che ha usato l'apparecchio ha dovuto anche crearsi i tipi di scansioni, in accordo sempre con Claudio. Cioè abbiamo iniziato da zero, non sapevamo neanche quali fossero i punti di repere, quali erano le scansioni da fare. Abbiamo concluso, ormai è praticamente storia comune a tutti, che le scansioni prostatiche non possono che essere 7. Una sovrapubblica, la prima che vedete, e 2 perineali anteriori, e 3, voglio dire, perineali anteriori e 3 perineali posteriori. Questo per avere la conferma, vi farò capire dopo perché. Questa è una scansione mammaria comprensiva della scansione al cavo ascellare. Attenzione, lo studio dell'IEO concludeva con un'accuratezza del 78%, mi sembra 82%. Vi assicuro che noi siamo arrivati, io e altri ricercatori, al 96%. Notazione, quanti di voi sono medici sanno che la mammografia fatta da sola, senza esame senologico e senza ecografia, è sicura dall'85 al 90% nei centri migliori. Quindi vi dovete spogliare, dovete farvi strizzare le mammelle e non siete neanche sicure, perché i carcinomi di intervallo, i carcinomi che sono ancora, si possono sviluppare entro 7 anni, non saranno neanche detettati. E la digitalizzazione dell'immagine radiografica non ha prodotto un vantaggio, anzi a volte spaventa le pazienti perché si vede ciò che non esiste. A volte chi si occupa di sonologia qua dentro lo sa benissimo. 2 minuti, un passaggio di sonda sui vestiti. Scansione dello stomaco, qui ho un esperto, non vado oltre, comunque anch'io mi occupo di questo, anch'io ho trovato i punti di repere ed è velocissimo nel fare scansione. Scansione della tiroide, anche qui scansione anteriore e posteriore, perché una scansione anteriore eseguita in questo modo possa avere notizie anche che vengono da altri organi, la laringe, le corde vocali, quindi la scansione posteriore ci identifica perfettamente la tiroide. Se c'è una scansione posteriore positiva per un'alterazione, quella è la tiroide, non è la laringe. Scansione pancreatica, anche qua è molto precisa, siamo posteriormente a livello della seconda vertebra lombare in pararachidea sinistra, cioè seconda vertebra lombare, siamo spostati a sinistra e siamo quasi sotto le costole. Scansioni pelviche, esistono le scansioni come per il maschio e anche per le femmine, le scansioni sovrapubbliche
e poi le scansioni perineali anteriori e posteriori. Scansioni della colonna, se si vedono i decibel, come diceva Carl Bruno, si riesce a capire se uno ha una protrusione discale o se ha un'ernia del disco. Se ha un'alterazione importante, se ha una sclerosi a placche, se ha un'alterazione neurologica importantissima, si riesce a capire. Ora riparleremo dei decibel. Mi scusi dottore, da profano una domanda, sì, che le porrebbe...